Forse stai commettendo un grosso sbaglio a dire che questo accordo qua è un Mi bemolle sus 2. Certo, se mettiamo il Mi bemolle qui, ci sta benissimo, ok? Abbiamo un Mi bemolle sus 2, però se vuoi iniziare a avere un vocabolario enorme e creare tutto un altro mondo attorno ai tuoi accordi e creare dei movimenti, devi pensare che questo non è un accordo, ma un voicing, e che se sposti la mano sinistra in altre note, iniziamo ad avere altri accordi. Ti faccio un esempio. Iniziamo da un Si bemolle sus 4, no? Hai visto? Spostiamoci ora su un La bemolle e cosa otteniamo? La bemolle sesta sus 2. E se invece mandassimo, per esempio, sul Sol bemolle? Abbiamo un Sol bemolle major 7 con la tredicesima. Se andiamo adesso a Sol, abbiamo un Mi con la Mi bemolle con la nona aggiunta e il basso sulla terza. Ora abbiamo qua un Do undicesima. Do minore undicesima. Poi per risolvere di nuovo, ok, su Mi bemolle sus 2. Però se ci spostiamo ancora sul Fa, abbiamo un Fa 7 sus 4, un Si bemolle, ovviamente come abbiamo già detto prima. E anche se cambiamo il basso, abbiamo adesso un Si bemolle undicesima con il Re che è il basso sulla terza, ok? E poi per chiudere, con molta tensione, un Si major 7 con un'undicesima diesis.